In diretta la nostra Marina Moretti. Marina, buonasera, ti chiedo subito, ultimo democristiano, una provocazione o cosa? Ma no, non una provocazione perché in fin dei conti Pier Ferdinando Casini ha attraversato 40 anni di storia politica in Italia e dal centrodestra e nel centrosinistra, è stato eletto con il PD in quest'ultima legislatura a Bologna e quindi è come se avesse voluto mantenere comunque la sua natura centrista in ambedue gli schieramenti. Si è parlato di questo, ma si è parlato anche di molto altro qui oggi nella sala comunale a Pescara con tantissima gente, davvero tantissima gente, gente di varia estrazione politica, se vogliamo, perché poi fra qualche volto noto si sono distinti anche consiglieri o ex politici dell'una e dell'altra parte e naturalmente nel parterre Luciano D'Alfonso con anche il presidente della regione Marco Marsilio. Le domande affidate al vice direttore dell'Huffington Post Alessandro De Angelis. Casini ha risposto a tutto e anche mostrandosi a tratti anche un po' istrionico nelle risposte, talvolta si alzava in piedi, insomma, ha dato un po' spettacolo teatrale, direi quasi. Ma sono andati via da poco, sono andati a cena e quindi io li ho intercettati proprio poco prima che lasciassero la sala, qualche minuto fa, e vorrei proporre proprio le interviste sia all'onorevole Luciano D'Alfonso che al senatore Pier Ferdinando Casini, se sei d'accordo, Antonella. Senatore Casini, tanta gente, tante persone per raccontare e per sentir raccontare da lei la storia dell'Italia, perché questo libro in fondo è anche un bel pezzo di storia italiana, parliamo di un bel po' di annetti, il che lei ha trascorso come? Oggi porta a casa di questo incontro, ma anche della storia della politica che continua a fare ovviamente. Sì, è una storia non mia evidentemente, cioè mia perché l'ho scritta io, ma è una storia di tanti di noi, come D'Alfonso, che hanno fatto come me esperienza politica. È l'idea di restituire l'onore a chi ha dedicato la propria vita alla politica, qualsiasi politica essa sia stata, se fatta onestamente e con lealtà. E naturalmente anche un richiamo alla necessità di una buona politica fatta con professionalità, competenza, radicamento sul territorio, cosa che purtroppo si è dispersa. Comunque l'antipolitica ha dimostrato che non è quella la soluzione. Lei ha raccontato anche un episodio, di essere stato invitato a casa di Remo Gasperi e che si è stupito all'epoca di vedere questa casa piena di persone, ha detto forse c'è una festa, e invece. No, io arrivai lì. Da giovane dovevo parlare alla festa dell'amicizia in rappresentanza dei giovani, trovai talmente tanta gente nel salotto che pensavo che ci fosse una festa, invece era il suo modo abituale di ricevere gente a 360 gradi full time. Bene. E poi mi fece vedere il paese e mi fece vedere le cose che dovevano essere sistemate in paese come sindaco con un blocchetto di appunti, ma un uomo fantastico. Lei è stato eletto con il centro-sinistra, c'è Elly Schlein adesso alla segreteria del Partito Democratico. Come vede questo segnale? Un segnale di cambiamento forte? È un segnale di discontinuità, io gli faccio i miei auguri, naturalmente sperando che su alcuni temi come l'Ucraina ci sia l'insistenza su una linea, quella di Enrico Letta, che per me è stato importante perché è necessario solidarizzare non con le parole ma con i fatti, con cittadini e con una nazione che è stata invasa inopinatamente da Putin. Grazie. Ciao D'Alfonso. Ha invitato Pier Ferdinando Casini anche per immergerlo in tutto questo, no? Nelle persone che tornano a sentire qualcuno che parla di politica. Certo, consapevole che questo libro riproduce un grande omaggio alla politica ripercorrendo l'esperienza di Pier Ferdinando Casini, che ha attraversato tre fasi della vita della Repubblica Italiana. La prima fase, la seconda fase, la terza fase che possiamo dire è questa. Lui ha cominciato a fare politica nell'83 da parlamentare. E si ritrova adesso nel 2023 con una figura alla guida del governo che è esattamente all'opposto di quella incontrata nell'83.
C'è una riflessione che mi appassiona molto nel libro, il convitato di pietra nella politica italiana, che è la giustizia. La giustizia problematizzata che andrebbe riformata, ma senza organizzare dispetti da parte di qualcuno nei confronti degli altri. È possibile assumere un atteggiamento laico su questa grande domanda che viene dai cittadini e dalle imprese nei confronti dell'ordinamento giudiziario? Casini dice che sulla giustizia si è fatto troppo vizio politico. Per questo ho trovato interesse e coinvolgimento. Casini ha avuto molti ruoli, è stato presidente della Camera, è stato senatore, deputato, onorevole, è stato anche ago della bilancia spesso. Secondo lei questo è un vizio o una virtù? Ma io penso che sia una capacità politica, soprattutto per uno che si qualifica di centro. Io sono stato con lui, diciamo, in distinzione politica al Senato. Ogni volta che si alzava diceva la parola giusta e stabiliva anche, diciamo, l'influenza per tutti gli interventi che seguivano. I tre governi che si sono fatti durante l'ultima legislatura, quella non in esercizio, quella precedente, lo hanno visto protagonista nel pacificare di volta in volta le parti in contenzioso tra loro. Ho riconosciuto in lui la solidità della formazione e la capacità di non farsi mai influenzare dall'emotività. Troppe volte la politica è strapponata dall'emotività, che poi genera o demagogia o qualcosa di assimilabile. Noi dobbiamo riconoscere la dignità della politica, e per fare politica serve formazione, attrezzatura culturale. Questa dote lo ha portato vicino alla Presidenza della Repubblica, secondo lei? Assolutamente sì. È mancato il voto collettivo dopo la stima collettiva, perché i partiti hanno detto no, perché non lo possiamo identificare come nostro. Chissà la prossima volta. Beh, Marina, hai ricostruito attraverso le interviste ai due protagonisti il sunto della serata appena trascorsa. Come chiusare allora questo evento? Ripeterei quello che poi era il contenuto della prima domanda che ho fatto per Ferdinando Casini, cioè è chiaramente la sua storia, ma si intreccia ed è inevitabilmente connessa alla storia d'Italia e la storia d'Italia degli ultimi 40 anni, perché lui è il politico che ha la più lunga esperienza in Parlamento in Italia, quindi capirete bene come siano stati attraversati tanti momenti non solo politici ma anche storici del nostro paese. Pensiamo a Tangentopoli, pensiamo alla fine della Democrazia Cristiana come la conoscevamo, allo sparpagliamento dei Democratici Cristiani in vari schieramenti, alla nascita di Berlusconi, di Forza Italia, politicamente parlando ovviamente. Quindi insomma ha attraversato davvero un pezzo di storia importante, e tutto questo raccontato in prima persona attraverso anche aneddoti ma anche commenti è il contenuto del libro di Pier Ferdinando Casini.